brutta stagione fanno la loro comparsa anche i primi casi di influenza invernale, i primi raffreddori, le prime preoccupazioni, la corsa dal medico, gli esami di laboratorio e la paura delle complicanze, particolarmente per anziani e bambini. Ma cosa fare? Come comportarsi? E cosa è esattamente l'influenza? L'influenza è una malattia virale, stagionale, che da secoli, durante la stagione fredda, imperversa in quasi tutto il mondo. È una malattia che in alcuni periodi della storia ha causato delle vere e proprie pandemie. Noi tutti, i nostri genitori, ricordano la famosa spagnola del 18 che fece milioni di morti, perché era una forma estremamente, estremamente violenta, che dava subito delle complicanze. Non c'erano difese, all'epoca non c'erano antibiotici, non c'erano neppure altre difese organiche, c'era una carenza di protezione per gli ambienti, per le temperature particolari in quegli anni, per cui ci furono milioni di morti. Ma l'influenza, fortunatamente, oggi è quasi controllabile. Ecco, si prevedono dei picchi già per quest'anno, possiamo dirlo? I picchi maggiori dovrebbero esserci tra gennaio e febbraio. Quindi utile la vaccinazione, volendo parlare di profilassi. Ecco, a questo ci arriveremo. Intanto, quali sono i sintomi dell'influenza? I classici dell'influenza sono febbre alta, dolori muscolari soprattutto, un senso di fastidio alla gola, al naso, anche della lacrimazione, per cui qualche volta si può confondere con una forma di raffreddore molto forte. Astenia, senso di prostrazione. Diciamo stanchezza. Classici, stanchezza. Questi sono i sintomi classici dell'influenza. Ecco, si può fare qualcosa a livello di prevenzione, di profilassi? La prevenzione ideale è la vaccinazione. Da alcuni anni si fa la vaccinazione, ogni anno viene modificata perché il virus non è sempre lo stesso. Diciamo è lo stesso ma viene modificato perché si hanno delle varianti. E i vaccini vengono programmati e quindi effettuati e poi immessi sul mercato in base alla variante del virus stagionale. Ecco, quali sono le complicanze? Le complicanze sono abbastanza severe, soprattutto per gli anziani, per i defetati, per i pazienti che hanno delle polipatologie associate. La più pericolosa sono le complicanze a carico dell'apparato respiratorio, quindi si possono avere delle bronchiti, delle semplici bronchiti, diciamo semplici per dire che è la forma più semplice, attenuata, però si possono avere delle polmoniti con complicanze anche abbastanza severe a carico dell'apparato cardiaco, quindi una forma di insufficienza cardiaca. Si possono avere anche complicanze a carico proprio del cuore, si possono avere delle forme di virosi o di forme virali e quindi una miocardite virale, sono più rare ma possono succedere. Qual è la terapia? La terapia ideale, ripeto, è la profilassi. Quindi un gioco di parole. Una volta venuta, riposo assoluto a letto. Idratarsi molto, non mangiare molto, anche perché poi è difficile che ci sia appetito, perché spesso l'influenza è accompagnata anche di disturbi gastroenterici. E quindi usare solo farmaci per abbassare la febbre, tipo il paracetamolo classico. Se compaiono dopo 3-4 giorni di questa forma delle complicanze, quindi è utile chiamare il medico, assumere degli antibiotici, ma mai iniziare o assumere gli antibiotici se non ci sono complicazioni, perché sono inutili. Mentre si può associare la vitamina C, e un altro tipo di profilassi che è consigliabile specialmente nei bambini è la vitamina D, che finora non era stata molto, molto pubblicizzata, ma si è visto negli ultimi anni che la vitamina D, se presa per tempi giusti a tutti i livelli, sia nei bambini sia negli anziani, riduce le complicanze dell'influenza, addirittura la può prevenire. Lei parlava di vaccinazioni, io gliela faccio la domanda, lei mi risponderà in modo molto sintetico. Quindi lei è favorevole alla vaccinazione? Da tutte le vaccinazioni. È un grave errore non vaccinare, sia per l'influenza sia soprattutto per le altre vaccinazioni, perché come sicuramente si sa dai giornali e dalla televisione, sta sorgendo in maniera veramente stupida e da ignoranti una specie di fronte del no alle vaccinazioni, senza nessun elemento clinico che possa suffragare questa ipotesi di no alla vaccinazione. Anzi, la pericolosità non farle è altissima, perché
le epidemie che noi abbiamo combattuto per malattie che prima erano veramente drammatiche e mortali, tipo la difterite, tipo la poliomielite, tipo il tetano e altre cose, se non vengono effettuate, il morbillo, possono causare delle complicanze gravissime. L'ultimo esempio è quello che sta succedendo in alcune regioni, tra cui la Toscana, se ne è parlato pochi giorni fa per televisione, è che si sono avuti e si stanno avendo dei casi di meningite. Questi casi registrati con la morte, purtroppo, tutte persone che non si erano vaccinate, pur avendo la regione stimolato i cittadini a vaccinarsi, sono state fatte oltre 750.000 vaccinazioni.